Cagliari-Fiorentina è terminata 2-3. Il Cagliari ha perso ieri questa partita di Serie A 23 maggio 2024. Vi ricordo che è stata l'ultima partita di Massimo Ranieri prima di abbandonare, o meglio di lasciare la panchina del Cagliari. Infatti vi ricordo che è il commissario tecnico. 2-3 quindi, la Fiorentina gioca fuori casa, quindi non in Firenze ma in casa del Cagliari, andando a vincere. Chi fa i gol per il Cagliari? Due giocatori distinti e separati. Nel secondo tempo entrambi gol arrivano. Il primo a firma di Alessandro Deiola, il secondo di Mutandua. Per quanto riguarda la Fiorentina, tre gol di tre giocatori distinti e separati. Si tratta di Giacomo Bonaventura nel primo tempo, gli ultimi due gol nel secondo tempo a firma di Nicolas Gonzalez e di Arthur. L'ultimo gol, vi ricordo che è stato gol su rigore. Per quanto riguarda le statistiche, parlano chiaro, palesano la vittoria che c'è stata della Fiorentina, infatti sono tutte positive per la Fiorentina rispetto a Cagliari, più possesso di palla, molti più passaggi, una precisione di passaggio a livello percentuale maggiore, quindi più elevata. Bene, complimenti alla Fiorentina, peccato per il Cagliari di Ranieri che ha visto l'ultima partita di lui stesso alla guida della panchina di questa squadra calcistica. Grazie a tutti voi, una buona giornata a voi da Leandro, narratore italiano.